Buonasera telespettatrici, telespettatori e buonasera all'architetto Alberto Guzzon, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Questa sera presentiamo un libro, naturalmente un libro di cui è autore l'architetto Guzzon. Ed è un libro che parla di Ferrara, un libro di grande interesse perché ci presenta Ferrara, come dice il sottotitolo, essendo una moderna metropoli. Abbiamo in copertina a questo disegno di Mimì Quilici Buzzacchi per l'articolo segno che lei Quilici e sotto il busto di Apollo, dio delle arti, che è sulla facciata laterale del Conservatorio di Musica Fresco Baldi. Già la copertina, architetto, ci orienta sullo spirito del libro. Lei, attraverso questa ricca documentazione fotografica, perché il libro è fotografico e storico, una ricca guida storica, ci propone il progetto di una Ferrara di primo Novecento, non più città agraria, ma una moderna città industriale, che è tutto da scoprire. Come è nato questo libro e per chi? Poi vedremo che cosa c'è dentro. Ah, guardi, questo libro è nato essenzialmente perché ci troviamo di fronte ad una svolta storica di questa società. La pandemia praticamente ci ha messo di fronte all'esigenza di progettare il nostro futuro e avere un'idea di quello che è stato il nostro passato per ridefinire l'identità cittadina. Il titolo del libro è essenzialmente Novecento come primo titolo e sottotitolo Ferrara come sogno di una moderna metropoli, perché io intenderei dire che Ferrara è stata un esempio a livello nazionale di come la città, una città italiana, ha saputo rivitalizzarsi, ha saputo rigenerarsi dopo una pandemia che era quella della spagnola. Dopo tutta una serie di malattie veramente pesanti che hanno afflitto la provincia, come la tubercolosi, il rachitismo, insomma tantissime di queste situazioni che si andavano ad unire alla disoccupazione imperversante nelle campagne, con povertà, con difficoltà nel trovare lavoro e, se vogliamo dire, anche fame, proprio difficoltà ad alimentarsi. Quindi la città ha avuto questa occasione di rigenerarsi completamente, diventando un esempio anche nazionale. Quindi un libro di buon auspicio, in sostanza, che lei ha elaborato, composto e creato. Per chi, a chi lei ha pensato di rivolgere questa ricerca, questo studio, questo itinerario di fotografie della prima metà del Novecento? Ecco, io ho pensato che questa rassegna fosse fondamentalmente destinata a tutti i ferraresi innanzitutto, ma anche a persone che non fossero di Ferrara, che volessero conoscere come una città appunto si può rigenerare. Perché, come dire, in un momento storico come questo, i cittadini hanno bisogno di intravedere un futuro per la loro società e per la loro città. E appunto Ferrara a un certo momento diventa l'emblema di quella che ultimamente è stata definita come un'era, l'era dell'antropocene, la chiamano, dove l'uomo è praticamente il protagonista assoluto di tutto. E distrugge la natura e fa tutta una serie di attività che sono di saccheggio della natura, mentre invece la prospettiva che ci si affaccia è quella di un futuro dove l'uomo diventa una parte della natura e impara a rispettarla. Ecco, in un cambiamento di pagina come quello che si potrebbe ipotizzare, mi sembra utile andare a guardare al passato, quando altri momenti importanti di cambiamento si sono verificati. Quindi io lo rivolgo a tutti i cittadini, sia per semplice curiosità, per il godimento di alcune fotografie che possono essere suggestive, per individuare anche delle piccole curiosità che sono sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno riesce a visualizzare perché magari passa distrattamente. E quindi diciamo che ci sono diversi livelli di lettura. Da quello un pochino più approfondito,
che parla delle vicissitudini storiche dell'architettura e anche di certe espressioni artistiche, a quello semplicemente visivo, perché ho voluto tracciare un percorso che fosse anche semplicemente di visita della città, di un itinerario nel presente, nel passato, che si mescolano. E infatti alcune fotografie sono riferite ad edifici che ormai non ci sono più. È vero, infatti si fa fatica quasi ad individuare, soprattutto per questo bianco e nero che è proprio la patina, esatto, della storia. Ecco, esatto. per chi si chiedesse da dove arriva questa competenza che lei ha travasato in questo volume, noi diremo che laureato professor Carlo Monino, dico bene, ho pronunciato bene? Esatto. Esatto. Ecco, l'architetto Guzzon, oltre ad essere stato dirigente per molti anni all'interno dell'amministrazione comunale di Ferrara, in un settore legato ai beni artistici e culturali, certo, ha svolto numerosi studi proprio sulla città di Ferrara, molte ricerche, ha scritto ed è stato un collaboratore fisso della rivista della Camera di Commercio La Pianura, ha scritto diversi saggi, articoli e quindi diciamo questo gusto della Ferrara del tempo che fu, oltre che della Ferrara moderna, viene da lontano. Allora, architetto, questo progetto di città metropolitana, andiamo al passato, sì, si materializza attraverso un'intensa opera di costruzioni industriali e di rigenerazione urbana. Ferrara passa da città di provincia ottocentesca, agraria, a città industriale. Vediamo di capire in quale azioni. Da una vita che mi occupo di questi argomenti, e diciamo che questo interesse specifico l'ho sviluppato in occasione di un progetto importante per Ferrara, che è stato quello della Darsena, il progetto di un nuovo porto fluviale, recuperando l'antica Darsena fluviale di San Paolo. In quell'occasione, eravamo negli anni '80, le industrie cominciavano a declinare nelle loro attività produttive, i binari che trasportavano le merci da un'industria all'altra cominciavano ad essere vuoti, le recinzioni occultavano questi scheletri, questi elementi scheletrici che ormai non avevano più vita, cioè praticamente rimanevano immobili come fantasmi, e si affrontava anche il tema della riqualificazione degli zuccherifici, dello zuccherificio di Dania, degli altri zuccherifici, il Bonora. E quindi c'è stato addirittura con i vigili di Ferrara, era stato acquistato un motoscafo, piccola curiosità, e per navigare lungo il Boicelli e vedere queste nuove zone di riconversione, di espansione, come rigenerare questa realtà industriale ferrarese che stava declinando. Ed è stata di grandissima sorpresa vedere che c'erano edifici monumentali nell'ambito industriale che avevano una valenza nazionale, cioè non erano piccole zone industriali locali della cittadina, ma avevano una valenza nazionale e anche più. Ci pensi ad esempio al quadrilatero della chimica che comprendeva Venezia, Ferrara, Mantova e Ravenna, che era un'eccellenza a livello mondiale, non solo ferrarese, e nel quale trovavano occupazione centinaia e migliaia di operai. Ecco, questa visione, attraverso poi la chiusa che conduceva al Po, faceva riemergere l'antica visione ottocentesca del primo sviluppo industriale, che si pensava dovesse passare attraverso il Po per andare fino a Milano, cioè Ferrara diventava il fulcro nazionale di tutto questo traffico da Oriente fino a Milano, e quindi in pieno, come dire, in grandissima importanza per tutti. Ecco, io diciamo avevo già avuto delle esperienze come restaurando, cioè studiando il centro storico, attraverso i piani di recupero di San Romano, di Via Volte, e quindi mi ero abituato a leggere le tracce delle preesistenze antiche e a ritrovarne un disegno, anche disegni che adesso non è la sede adatta per elencare,
però anche una certa razionalità della città medievale, che invece nessuno ha mai valorizzato, pensando solo a quella rinascimentale. Ecco, con questa abitudine, con questa attitudine, mi sono rivolto anche alle costruzioni industriali, cercando di capire come mai potessero rappresentare un patrimonio così importante e così sottovalutato e misconosciuto. E diciamo che mi ci sono avventurato anche nel capire tutto ciò che ci stava intorno. Quindi mi sono accorto che c'erano scuole, c'erano dei musei, che c'erano dei quartieri operai, che c'erano dei campi sportivi, che c'era tutta una serie di cose che convergevano in un unico disegno. E questo era il disegno della città industriale, vista non come nel fordismo americano del lavoro ripetitivo e della scala e della semplice catena di montaggio, ma vista come ideale di una società che si vuole emancipare dalle fatiche della campagna, attraverso l'industria vuole trovare il nuovo benessere e emanciparsi da queste cose, insomma. Certo. E questo, diciamo, questo disegno si materializza nella prima metà del Novecento. Ecco, io leggendo e sfogliando le pagine con le fotografie, leggendo le sue didascalie anche molto, molto accurate, molto ricche di dati, ho capito che, diciamo, questo disegno, che parte dalle vestigia della grande epoca degli estensi, questo disegno si polarizza su due, diciamo, blocchi di trasformazione: in centro storico la dizione novecentista sul vecchio ospedale Sant'Anna e quartiere, diciamo, circostante, e sulle periferie della città, a sud fra via Bologna, il quartiere Giardino e la Darsena, e a nord fra Barco e le industrie della chimica. Quali sono gli edifici che segnano maggiormente questa modernizzazione, se restano ancora, o quelli che comunque lei raccoglie, poi fotografie, lei raccoglie nel suo libro? Ma infatti questo disegno pervade tutta la città e tutto l'agglomerato urbano. E nel centro storico viene fatto un piano importantissimo per il risanamento di Porto e di tutto San Romano, e si prevedono i trasferimenti di queste popolazioni povere e disagiate in nuovi quartieri. Questi nuovi quartieri si trovano in via Aria Nuova, cioè nella zona di Aria Nuova, come ha già detto, Foro Boario e Primo Maggio, e non di meno tra Barco e Ponte Lagoscuro. E questo, diciamo, è tutto al servizio della zona industriale. Mentre invece in pieno centro c'è da segnalare naturalmente l'area dell'ex Sant'Anna, dove in un quadrivio che potremmo definire magico in un certo senso, si ritrovano alcune attività fondamentali della cultura di quel tempo, cioè l'attività musicale, perché noi dobbiamo pensare che all'epoca non c'erano tutti questi strumenti che abbiamo oggi, quindi la musica aveva un ruolo primario nella formazione della popolazione, l'attività scientifica naturalmente nell'auditorium e nel conservatorio di Frescobaldi, nell'attività scientifica del Museo di Storia Naturale e nella scuola elementare Alda Costa e nel gruppo, diciamo, che chiamiamo del Boldini, che praticamente era un dopolavoro dove c'erano palestre, c'erano biblioteche, cioè tutte attività di conforto per i lavoratori. Questo insieme di edifici uniti tra di loro in questo incrocio, intanto sono mirabilmente progettati anche a livello urbanistico, perché hanno un equilibrio formale veramente ineccepibile. Utilizzano materiali tradizionali come il cotto ferrarese e hanno forme molto moderne per quei tempi, con spunti razionalisti naturalmente e anche futuristici, perché
Io ritengo che le superfici curve e queste viste di scorcio, queste cose che hanno una fuga abbastanza accentuata, si facciano riferimento più al futurismo che al razionalismo. E quindi diciamo che è estremamente moderno questo lavoro portato a termine dai due fratelli Savoia, Girolamo e Carlo, che sono poi autori di tutta la città, praticamente loro lavorando per l'amministrazione comunale, per l'epoca c'era questa funzione dell'ingegnere capo che andava a toccare un po' tutti gli interventi e quasi tutta Ferrara risulta toccata, modificata, elaborata da questi due fratelli, per la parte urbanistica e per la parte, e per la parte invece architettonica. Però perché questa città, come dire, si trasformasse, si dotasse di quartieri nuovi, di costruzioni industriali, quindi di industrie, quindi di attività economiche importanti, naturalmente ci volevano degli ispiratori, dei sostenitori, quindi anche una politica particolare. Ecco, quali sono stati gli autori, i sostenitori di questo disegno, di questa politica complessiva di tipo economico, diciamo? Beh, intanto vorrei tornare un attimo sulla domanda di prima, perché in effetti se noi abbiamo avuto una attrezzatura completa della città, diciamo aperta alla nazione, quindi un consorzio agrario provinciale che era il più grande d'Italia, un mercato ortofrutticolo dalle dimensioni veramente che poteva servire tutta la provincia, un foro boario, un ippodromo, tutte strutture di dimensioni veramente a livello molto alto. E faceva riscontro a queste operazioni di rifunzionalizzazione della città, tra cui dimenticavo poi una cosa importantissima, l'acquedotto del quartiere Giardino, che è un'opera sempre del Sforzi. E facevano riscontro invece la riscoperta degli elementi antichi, e qui vediamo che entrano in ballo personaggi di cultura come il podestà Renzo Ravenna, come gli stessi Savonuzzi, l'architetto Giorgio Gandini, cioè, insomma tutta una serie di personaggi che animano Ferrara e naturalmente trovano una molla realizzativa, cioè una capacità di trasformare quelle che sono le idee in realtà nell'opera di Italo Balbo, che essendo ministro ed essendo amico di questi personaggi si adopera per portare a Ferrara tutte queste cose. Che non naturalmente, naturalmente io ho evitato ogni discorso storico-politico perché in questo libro ho voluto che parlassero le immagini, gli edifici per se stessi e per la cultura di un'epoca rappresentata dalla città, perché la città è lo specchio di una società. Dopodiché le vicende personali dei singoli, che siano storiche, cioè ad esempio Renzo Ravenna era un altissimo rappresentante della comunità ebraica, per cui non possiamo mescolare, diciamo, le carte col fascismo in maniera storica. Io guardo gli edifici, guardo la città, e questo mi sembra già esaustivo del discorso che vorrei portare avanti. Quindi ecco, quali per chi era la città? Per chi è stata costruita? Cioè, quali ceti sociali avrebbero dovuto e resero viva, diciamo, la nuova città? Qui andiamo su un discorso molto molto ampio, perché praticamente come nell'arte non si sposava un'arte rispetto all'altra, cioè non è che si sposasse il razionalismo rispetto allo storicismo o cosa, anche a livello sociale non si sposavano le classi meno abbienti con quelle più abbienti, perché c'era spazio per tutti. In pratica, cioè, abbiamo delle quantità sterminate di case popolari, di palazzine per piccoli impiegati, di ville per persone di un certo livello, di una certa borghesia, per cui
abbiamo una varietà di tipologie, diciamo, che risponde a tutta l'articolazione in classi della società. E lo stesso vale come servizi, asili per bambini, asili nido, scuole, scuole materne, licei, cioè tutto quello che poteva servire sia alla ricca borghesia che ai piccoli lavoratori, diciamo, era sostenuto. Poi dopo, sì, fino a un certo punto, ecco, ovviamente non è che fosse un miracolo, però il tentativo era quello. La città di allora arrivò a 300.000 abitanti, poi la Seconda Guerra Mondiale probabilmente ha recato molta distruzione, molti danni, diciamo, non soltanto alle cose ma anche agli uomini, ha cambiato la faccia del mondo e quindi anche la storia di Ferrara. Che cosa resta oggi, al di là degli edifici di cui lei ci dà documentazione e ci racconta l'identità, che cosa resta oggi di quell'utopia? Oggi direi che quell'utopia ormai è svanita. Cioè l'utopia di uno sviluppo industriale viene proprio ricacciata anche dai giovani e da tutta la popolazione, e si pensa appunto ad una, quella che potrebbe essere definita una nuova era, dove non c'è più questo bisogno di consumo e di produzione esasperata, che sembrava, ecco, facendo una piccola parentesi, molto legata ai ritmi bellici. Cioè tra le due guerre si era instaurata questa necessità di quantificare, cioè produrre sempre di più per dominare, e questo ha portato poi, anche dopo la seconda guerra, una scia di sviluppo di questa ideologia, con esasperazione del consumo, della produzione, finché sembrava quasi che la produzione diventasse fine se stessa, produrre per consumare, consumare per produrre. Ecco, le istanze attuali invece portano ai temi ambientali, ai temi dei consumi ridotti, alle necessità, e diciamo che si può intravedere una nuova utopia, che è quella in cui l'uomo ritrova un po' questa conciliazione con l'ambiente, con la natura, e però dove dobbiamo fare i conti con quella che è l'occupazione, perché in pratica cioè, ci vuole. Allora il senso è quello di dire: quando arrivi nel momento della crisi, che praticamente la vecchia società in cui ti sei ritrovato non funziona più, occorre prima di sprofondare, occorre fare un salto qualitativo e vedere di mettere insieme le energie per pensare a un futuro. Ecco, questo è il motivo per cui ci si potrebbe lavorare, ecco, prendendo anche spunto da quello che hanno fatto negli anni passati. Certo, ed è così che probabilmente dobbiamo leggere questo libro storico fotografico, proprio perché c'è una ricostruzione di una temperie storica e urbanistica, ma c'è anche, diciamo, questa proiezione nell'oggi e nel futuro. Bene, allora, Alberto Guzzon, Novecento, Ferrara, il sogno di una moderna metropoli. Ecco, in questa anteprima il libro doveva essere presentato in questi giorni, poi dopo le misure di restrizione del PCM del 4 novembre non ci impediscono, diciamo, questa presentazione pubblica alla città, e quindi noi abbiamo dato questa anteprima. La ringraziamo di tutte queste, di questa guida, diciamo, alla lettura, e auguriamo fortuna a questo libro. Grazie, architetto. Grazie a lei, buonasera, arrivederci.